Che ho capito, sto lavora pure io, non è che se lo vuoi. Sì, proprio così, sai, ti dico, prendi un attimo, ecco, lasciamo la parola di voi al gruppo. Voglio lanciare un messaggio franco, schietto al Paese. Il Movimento 5 Stelle ha utilizzato tutti gli strumenti democratici che aveva a disposizione durante l'esame di questo disegno di legge costituzionale. Il punto è che noi intendevamo la Costituzione come era stata pensata dai padri costituenti, un atto d'amore. Ma l'azione della maggioranza e del governo congiunta autoritaria ha stravolto questo concetto. Dobbiamo capire che non è possibile che noi ci si renda complici di una farsa che in questo momento è in atto. Perché quando le regole vengono travisate, quando vengono calpestate, chi rappresenta, ha sempre rappresentato l'interesse dei cittadini, non può più essere complice di una farsa. Abbiamo abbandonato l'aula e non parteciperemo più esclusivamente ai lavori di questo disegno di legge costituzionale, nel quale ora non ci riconosciamo, perché non ci hanno permesso di poter affrontare i legittimi emendamenti e le questioni che portavamo a nome di tutto l'elettorato 5 Stelle e di tutte le milioni di persone che credono in un sistema costituzionale che invece vogliono stravolgere. Pertanto, nel momento in cui da oggi è stata annullata l'ipotesi di avere un Senato elettivo, come milioni di persone vogliono, noi abbiamo deciso di lasciare l'Aula e di concentrarci esclusivamente nei lavori parlamentari che tratteranno delle questioni sostanziali, delle questioni che stanno a cuore alla gente, e di concentrarci uscendo poi successivamente, come previsto, nelle piazze e riportando di nuovo la voce di quelli che sono esclusi da questo dibattito, che sono le persone che lavorano e che con difficoltà arrivano alla fine del mese e che il governo Renzi sta prendendo in giro con un'assurda riforma costituzionale. È il momento di dire basta, ritorniamo a occuparci dei problemi delle persone, ritorniamo ad occuparci del Paese. Quindi è un aventino, quello del Movimento 5 Stelle? Non è un aventino, non ci tratterremo più qui a discutere del disegno di legge costituzionale. Tutto il resto lo continueremo ad affrontare, perché i problemi seri che vengono anche con i decreti, che vengono anche con gli ulteriori disegni di legge, anche i nostri, che riporteremo con una battaglia continua da oggi nelle commissioni, dove non sarà più possibile che fare un muro, contro questa schifosa maggioranza e contro il Presidente del Consiglio che prende in giro il Paese a colpi di 80 euro, noi a questo non ci stiamo, non è Aventino. Noi col disegno di legge non vogliamo più avere a che fare. Andremo avanti. Non è vero che ha messo altri temi. Non è vero, assolutamente no. Non è vero, è falso. Oggi se le Lega hanno incontrato il ministro Boschi, voi avete avuto contatto? Il ministro Boschi non ci ha permesso di parlare con lei, ha chiamato alle 16.05 a lavori già in corso, non si mette così in piedi una disponibilità, ha mentito, non c'era nessuna disponibilità, non si tratta così la principale costruzione. Thank you.